Ciao amici, vi piace il mango? Lo mangiate spesso? Prima di proseguire, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Tra l'altro, sapevate che il mango è uno dei miei frutti preferiti? Ma se è un frutto esotico, perché lo vedo al supermarket tutto l'anno? Alcune varietà di mango preferiscono i climi invernali e altre i climi più freddi. L'ho scoperto quando sono stata in Messico e poi in India tanti anni fa. E da allora non me lo faccio mai mancare, soprattutto faccio dei periodi in cui mangio crudista. A proposito, se il crudismo piace anche a voi, ho scritto un bel libro con tante ricette facili e golose e i consigli per seguire il crudismo senza rischi per la salute. Link in descrizione. Il mango è un frutto esotico che troviamo sul mercato tutto l'anno. Ha tantissime proprietà, è un'ottima fonte di vitamina C, minerali e fibre, oltre a essere veramente buonissimo e fresco. Tra l'altro, sapevate che è un frutto proteico? Vediamo adesso insieme le tre cose da sapere assolutamente sul mango. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ho preparato un regalo speciale per voi, arrivate fino alla fine del video. 1. Caratteristiche. Oggi il mango è tra i frutti più coltivati in Messico e nel sud-est asiatico. Viene esportato in tutto il mondo per essere utilizzato nei frullati, nei dolci, nei gelati. Ho consumato fresco perché è davvero buonissimo. L'aspetto del frutto ricorda la pesca, ma è un po' più allungato come un melone. La polpa al suo interno è dolce, profumata, succosa e di colore giallo-arancio. È un frutto molto energizzante, infatti è sufficiente mangiare mezzo mango al giorno per assicurarsi il 40% di vitamina A e il 15% di vitamina C di cui il nostro organismo ha bisogno nell'arco di una giornata. Il tutto per 62 calorie. Apporta ottime dosi di calcio e ha proprietà diuretiche e lassative. Secondo alcune ricerche, possiede anche proprietà antibiotiche, nel senso che sostiene il sistema immunitario. Va conservato a temperatura ambiente ed è pronto da mangiare quando è morbido e non serve tenerlo in frigo. 2. Proprietà nutrizionali. Il mango contiene acqua, zuccheri della frutta, fibre, proteine, minerali. È ricco di potassio, fosforo, calcio, sodio, ferro e ovviamente vitamine, tra cui la vitamina C. 3. Benefici. Il mango ha proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche grazie alla presenza dei flavonoidi, ad esempio la quercitina, che secondo le ricerche ha proprietà antitumorali. È ottimo per chi ha problemi di ipertensione arteriosa e per chi deve tenere sotto controllo il livello degli zuccheri nel sangue. Bene amici, oggi abbiamo visto le proprietà e i benefici del mango. Potete consumarlo fresco, nei frullati, nei gelati, negli smoothie, come preferite. Nel mio canale potete trovare anche un video che parla della papaya, un altro frutto dalle mille proprietà. Vi lascio il link in descrizione. Se amate leggere, in descrizione trovate il link ai miei libri ed ebook. Ed ecco il regalo che vi avevo promesso, alcune ricettine di frullati light e bruciagrassi per stare in forma con gusto. Link qui sotto. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.